pas venir. Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui così numerosi e attenti per questo evento che, come sapete tutti, fa parte di quella grossa iniziativa che è Book City, e quindi è un evento intorno a un libro. Il libro è la nuova edizione aumentata e aggiornata della, eccola qua, Storia dell'Algeria indipendente di Calchi Novati, che è stata completata dalla sua allieva Caterina Rogero, che è qui con noi. È un libro quindi che è uscito da poco e è molto interessante per vari motivi. In particolare, il motivo per cui ho pensato bene di fare un'iniziativa intorno a questo libro nel quadro di Book City, proprio perché in Italia si sa poco, pochissimo dell'Algeria. Gli italiani sono molto poco informati, la stampa in particolare è scandalosamente assente, un po' non solo sull'Algeria, purtroppo un po' tutto il Nord Africa è così, una cosa strana per la stampa italiana. E quindi insomma non è sempre facile avere delle informazioni, e quindi questo libro che ci porta proprio a ripercorrere, perché appunto è dall'indipendenza, quindi sono più di mezzo secolo oramai di storia, ripercorre appunto un po' tutta la storia di questo paese che è molto vicino a noi. È un paese di cui, ecco, l'unica cosa che si sa è che ci fornisce tanto petrolio e quindi tanto gas, e quindi è abbastanza strategico per l'Italia, però appunto è una cosa che sanno gli addetti ai lavori, sanno i petrolieri, ma la gente comune sa poco o nulla, e quindi è un grosso punto interrogativo. Allora, abbiamo qui Caterina Rogero, appunto autrice di questa riedizione e soprattutto dell'ultimo capitolo che ci porta fino al giorno d'oggi, e poi vedremo, ecco, abbiamo un rappresentante del mondo che viene trattato in questo libro, Ferhat Mehenni, che è algerino, però è un berbero algerino, il che lo pone in una posizione un po' particolare rispetto allo stereotipo, diciamo, dell'algerino, sia da come lo vediamo noi, sia da come le istanze del potere algerino lo vedono, e ci esporrà un po' di cose che non tutti conoscono riguardo soprattutto alla questione dei berberi dell'Algeria. Comincio, ecco, non vi sottraggo altro tempo, e quindi direi di cominciare subito a sentire Caterina Rogero, che ci parla di questo libro. Vabbè, lei parla in italiano, Ferhat un pochino lo capisce, ma non è in grado di parlarlo, quindi quando poi parlerà, lui parlerà in francese e farò un po' di consecutiva. Adesso invece cercherò di bisbigliargli nell'orecchio un po' di traduzione di quello che viene detto in italiano da Caterina Rogero. Grazie a tutti, e a te la parola. Bene, grazie a tutti di essere qui, grazie, volevo estendere i ringraziamenti alla casa editrice Bompiani, che ha creduto nella riedizione di un testo che tratta appunto di un paese poco conosciuto, poco trattato, che perlomeno non è neanche sulle prime pagine dei giornali per eventi contingenti, quindi non c'era neanche un motivo, diciamo, contingente che costringeva a parlarne. Invece la Bompiani ha voluto credere appunto in questa nuova edizione, quindi ringraziamo e siamo molto contenti di questo lavoro. Quindi, come diceva Vermondo, è una riedizione di un testo storico che ha fatto un po' la storia e di storia dell'Algeria, ma è un testo anche fondamentale, uno in realtà l'unico testo in italiano sulla storia d'Algeria. Come sapete, gli studi d'Algeria sono principalmente in terra di Francia e in Algeria stesso, evidentemente. Io in questo intervento cercherò di darvi semplicemente tre ragguagli su tre fasi molto importanti e anche molto lunghe della storia contemporanea algerina,
per diciamo farvi un po' capire di che cosa stiamo parlando, evidentemente farvi un po' entrare nel merito della storia contemporanea algerina, per poi invece trattare, ascoltare con più cognizione di causa l'intervento invece di Ferhat Mehenni, che è l'ospite d'onore qui, perché abbiamo molti suoi fan, l'associazione Berbera ha offerto un fantastico tè, perché appunto Ferhat è un esponente di un famoso movimento e partito berberista, che appunto parlerà poi della propria attività e di quello che significa essere berbero oggi in Algeria. Quindi appunto io vi darò questa, probabilmente poi Ferhat farà una controstoria, ve lo dico già, quindi io vi racconterò una storia che verrà poi demolita, quindi ecco, spero di subire non troppe distruzioni da parte sua, ma comunque intanto partiamo. Ecco, non vi racconterò la storia ufficiale, perché in fondo esiste poi una storia ufficiale evidentemente di regime, perché l'Algeria oggi è un paese in cui è un regime, insomma, è dominata dal 1999 dal presidente Bouteflika, che si è ricandidato anche alle prossime elezioni, quindi sicuramente è un paese che fa anche della ricostruzione della propria storia nazionale un elemento fondante del regime. Quindi ecco, non vi racconterò la storia di regime, questo no, però sicuramente una storia che mette da parte i berberi, e quindi cercherò in queste tre fasi che vi racconterò di dirvi anche alcuni spunti in cui la componente berbera si è manifestata o comunque ha avuto a che fare anche molto con la storia nazionale. I berberi sono una popolazione, tanto per inquadrarli, sono la popolazione originaria del Nord Africa, da 3.000 anni abitano il Nord Africa, molto prima quindi della dominazione araba, che è invece giunta successivamente, quindi sono stati in un certo senso colonizzati per primi, ecco. Dunque, quindi le tre fasi quali sono? La colonia francese, il colonialismo, quindi la lunga colonizzazione francese, la guerra di liberazione e il partito unico, ottobre 88, decennio nero. Queste sono le tre fasi, e poi arriveremo all'era Bouteflika, quindi l'era diciamo attuale, che però dura ormai dal 1999, e vi racconterò qualcosa anche di questo, il tutto in un quarto d'ora, quindi spero di non tediarvi. Se avete il vostro tè spero che ecco, potrete sollazzarvi anche con questo. Dunque, innanzitutto ripercorriamo la storia della colonizzazione francese, perché come saprete, o come comunque forse non ricorderete, che l'Algeria purtroppo è stata colonizzata per 132 anni, quindi una colonizzazione effettivamente molto lunga, perché è iniziata nel 1830, quindi molto più lunga di qualsiasi altro paese della regione, una colonizzazione che è iniziata in tempi non sospetti per l'imperialismo, diciamo. L'imperialismo è iniziato, l'era dell'imperialismo è iniziata successivamente l'età dell'imperialismo, mentre nel 1830 già l'Algeria cadeva sotto le mani della Francia. Non è vero che già cadeva nel 1830, nel 1830 c'è lo sbarco dei francesi vicino ad Algeri, però l'Algeria, prima di soccombere alla potenza imperiale francese, ha lottato fino al 1871, quindi le ribellioni, la resistenza antifrancese è durata per lunghi, lunghissimi anni. In questa resistenza hanno avuto molta parte i berberi. Innanzitutto abbiamo un eroe nazionale, che è Abdelkader, che cercò di far leva su una confraternita religiosa. Non sto a spiegarvi la questione delle confraternite religiose, ma è importante sapere che esiste un cosiddetto Islam vécu, un Islam vissuto della popolazione attraverso queste confraternite tendenzialmente sufi, se vogliamo, che praticano l'Islam diciamo nella sua declinazione sufi, e hanno molta adesione sul territorio, e sono antiche, hanno molte ramificazioni. Ecco, queste confraternite si ribellarono alla conquista francese, e soprattutto nella regione più abitata, più densamente popolata da berberi, ovvero la Kabilia, di cui vediamo qua una bandiera. La Kabilia è una regione che si trova a nord-est dell'Algeria, per lo più montagnosa. La prima rivolta però di Abdelkader non riuscì ad attecchire in realtà in Kabilia,
e quindi a costituire quell'embrione di Stato algerino che è dibattuto anche questo nella storiografia, se sia esistito o meno uno Stato precoloniale algerino. Ecco che Abdelkader ha tentato di costituirne un esempio, ma Abdelkader non collaborò fondamentalmente, anche se in alcune fasi vi furono sicuramente adesioni da parte della parte kabila della rivolta, ma la vera rivolta kabila fu nel 1871, la parte dell'insurrezione della Gran Kabilia nel 71, e una battaglia in particolare ricordata dai berbi, la battaglia di Isheriden, se pronuncio bene, del 1857. Nel 1871 però diciamo che la colonizzazione, la cosiddetta pacificazione dell'Algeria è completata e comincia, aveva già preso avvio evidentemente la dominazione francese di questo che è il più grande stato africano oggi che il Sud Sudan si è distaccato, di questo quindi grandissimo stato africano, comincia appunto l'alienazione della personalità araba, musulmana, berbera, algerina al potere coloniale. Il potere coloniale, la Francia elimina completamente gli algerini, gli arabi, i berberi dalla gestione del potere e vi è una completa snaturizzazione della stessa storia algerina, per cui gli algerini erano convinti di avere i propri antenati nei Galli, quindi avevano un'amministrazione, un'organizzazione amministrativa del territorio che li faceva essere parte completa della Francia, quindi una prosecuzione del territorio francese, una spoliazione delle terre, una colonizzazione quindi molto dura che ha impedito una crescita, diciamo, di uno Stato nazionale che si stava già costituendo prima dell'arrivo dei francesi alla fine dell'impero ottomano. Infatti c'erano già stati dei momenti diciamo di accentramento del potere, quindi anche di costituzione di uno Stato nazionale. Ecco, tutto questo è stato interrotto dalla colonizzazione francese, dalla violenza, dalla resistenza. La resistenza ha cercato di impedire la colonizzazione e questo ovviamente non è stato possibile. L'impero francese quindi ha mantenuto nella propria orbita come colonia completamente assimilata, neanche una colonia, come prosecuzione del proprio territorio l'Algeria fino al 1962. E qui arriviamo appunto alla seconda fase che volevo sottolineare con voi, cioè la guerra di liberazione. La guerra di liberazione algerina è stata una guerra lunga e tormentata, 7 anni di guerra dal 1954 al 1962. Chi si ricorda benissimo, insomma, che è più vecchio di me, se si può dire vecchio senza offesa, ecco, si ricorderà benissimo del fronte di liberazione nazionale, il movimento che portò alla liberazione, che ha portato alla liberazione l'Algeria. Era un movimento, un fronte che si è costituito ed è comparso sulla scena politica improvvisamente nel 1954 con gli attacchi della Toussaint Rouge, cioè cosiddetti della Toussaint Rouge perché avvengono il primo novembre del 1954, quindi il giorno della festa di tutti i santi, e da lì comincia una rivolta popolare che diviene appunto popolare in Algeria che porterà fino all'indipendenza. Cosa succede durante la guerra di liberazione? Il fronte di liberazione nazionale fa tabula rasa di tutti i movimenti nazionalisti che c'erano già in Algeria, si erano cominciati a costituire a partire dal periodo del primo dopoguerra. In particolare il primo movimento è stata l'Étoile Nord-Africaine. L'Étoile Nord-Africaine nasce in Francia e non in Algeria, e questo è un dato che è sempre da tenere a mente, cioè di quanto il movimento nazionale fosse francesizzato nella sua essenza. Ecco, tendenzialmente una elite francesizzata, quindi istruita. L'Étoile Nord-Africaine in realtà è nato in Francia, ma è nato a livello del proletariato, quindi un movimento che nasce vicino al Partito Comunista francese e che poi appunto ha nelle sue basi il proletariato immigrato algerino presente a Parigi e la componente berbera è molto elevata.
fondata in questo primo movimento che viene fondato nel 26. L'Etoile Nord d'Africain poi verrà dominata dalla figura di Messali Hadj. Messali Hadj sarà il padre, viene considerato il padre della patria algerina, ma non dalla storia ufficiale, se vogliamo, perché durante la guerra di liberazione, quando il fronte di liberazione nazionale comincia la guerra dopo tanti tentennamenti, ecco che c'è anche una guerra nella guerra, ecco, questa la storia ufficiale non la racconta, quindi una guerra nella guerra tra fronte di liberazione nazionale e i cosiddetti messalisti, quindi seguaci di Messali Hadj, e con il loro movimento, il movimento nazionale algerino. Quindi una guerra nella guerra che ha portato a morti tra fratelli algerini che in dissenso sulla conduzione della lotta di liberazione. Quindi questa diciamo, tendenza monopolizzatrice del fronte di liberazione nazionale, che quindi ha guidato senza alcun diciamo contraddittorio al proprio interno nella gestione della lotta la guerra di liberazione, si riscontrerà anche nel periodo successivo, quando il fronte di liberazione nazionale diverrà il partito unico che governerà l'Algeria indipendente fino al 1989. Importante ricordare a questo proposito del fronte di liberazione nazionale, per quanto riguarda i berberi, il fatto che uno dei 9 fondatori del fronte di liberazione nazionale, i cosiddetti capi storici, 9 capi storici, Ait Ahmed, ossia Ait Ahmed, un berbero cabilo, che è stato uno appunto dei fondatori del fronte di liberazione nazionale, non l'unico berbero, perché oltre a Ahmed vi era anche Belkacem Krim e Ben Bouleid. Ecco, però Ait Ahmed è stata una figura effettivamente molto importante per la storia dell'Algeria, perché e poi anche per l'identità, diciamo, berbera, che appunto nel corso della sua storia indipendente, l'Algeria indipendente soprattutto, sarà diciamo messa a parte, sarà sovrastata dall'arabismo del fronte di liberazione nazionale. E qua però arriviamo. Però Hossein Ait Ahmed è molto importante perché durante la guerra di liberazione e questo io l'ho studiato in particolare nella mia tesi di dottorato, è stato uno dei più importanti esponenti quel movimento, diciamo, che ha ricercato l'unione magrebina contro la Francia. Questo è uno dei principali, diciamo, sostenitori di questa visione di fratellanza, solidarietà con i fratelli tunisini e marocchini nella lotta contro la Francia. Quindi i progetti di unione magrebina durante la guerra di liberazione, che appunto è l'argomento della mia tesi di dottorato, sono purtroppo dei progetti che falliti fondamentalmente. Infatti mi chiedevano come mai volessi analizzare qualcosa che in fondo era fallito, ma è una storia molto bella, secondo me, e anche utopica, se vogliamo, perché in realtà già nel 1963, all'indomani dell'indipendenza, Marocco e Algeria sono in guerra, in una guerra per una contesa di frontiera. Quindi la solidarietà però magrebina durante la guerra di liberazione è stato un sogno che ha avuto anche delle concretizzazioni durante la conferenza di Tangeri, durante dei momenti di unione che diciamo si è divisa anche sul essere uniti semplicemente a livello diplomatico, di pressione diplomatica negoziale, oppure unirsi anche proprio nella lotta armata. Tunisia e Marocco, come sapete, nel 1956 conquisteranno l'indipendenza attraverso negoziati con la Francia, quindi quello fu sicuramente un momento in cui cominciò ad incrinarsi il fronte unito di Tangeri, che però comunque la conferenza del 58, quindi fino al 62 comunque tenne questa solidarietà magrebina. Per inciso, l'unione del Maghreb arabo esiste, in realtà è stata costituita poi nel 1989, ma è ancora stata, diciamo, bloccata dalla guerra, adesso non è una guerra, ma dalla chiusura delle frontiere tra Algeria e Marocco dal 94 fino a oggi, per cui l'unione
l'unione ancora purtroppo ormai è rimasta sulla carta, ma non è, rimane un sogno. Ecco, quindi arriviamo invece all'Algeria indipendente. Il Fronte di Liberazione Nazionale è partito unico. Ecco, che cosa è successo sia con la guerra di liberazione, dalla guerra di liberazione che poi dopo si è quindi protratto anche nel periodo dell'indipendenza. Il Fronte di Liberazione Nazionale ha puntato tutto sui due fattori identitari che erano più forti, cioè l'Islam, anche se ha servito sicuramente gli ideali della rivoluzione, perché si parlava di rivoluzione, di fare una rivoluzione, di fare di completamente cambiare ovviamente da colonia a diventare indipendenti, ma anche una rivoluzione di tipo poi socialista con Ben Bella il primo presidente, quindi sull'Islam e poi sull'arabismo. L'arabismo, cioè l'essere parte di questa grande di questa grande famiglia araba, panaraba, quindi gli ideali del panarabismo che sappiamo poi avevano il proprio eroe, hanno avuto dal 56 fino al 67 nel presidente egiziano Nasser. Ecco, l'ideale panarabo non poteva lasciare uno spazio, non lasciava uno spazio alle differenze esistenti nella società algerina, poi soprattutto con una cospicua presenza appunto dei berberi in questo caso. Quindi l'arabismo è stato anche portato avanti come bandiera, come ideologia di Stato nel periodo dell'indipendenza. Quindi che cosa succede? Il partito unico è sancito dalla Costituzione, quindi l'esistenza di un partito unico e l'impossibilità a qualsiasi altro partito di far parte in qualche modo della vita politica algerina. Ait Ahmed immediatamente fin dal domani dell'indipendenza si ribella a questo monopartitismo, sarà uno dei migliori e più acerrimi nemici del partito unico e fonderà il Front des Forces Socialistes, l'FFS, però andrà appunto in esilio dall'Algeria e rimarrà fuori dall'Algeria per lunghissimi anni. Quindi appunto l'arabismo aveva messo da parte il messalismo a costo di vittime su vittime, quindi stiamo parlando sempre di una storia violenta effettivamente. L'arabizzazione diventa una delle politiche che portate avanti soprattutto da Boumedienne, il secondo presidente dell'Algeria, che quindi fa della eliminazione di diciamo del francese. Effettivamente l'arabizzazione era partita da un'idea diciamo di contrapposizione alla potenza imperiale che aveva dominato per tutti quegli anni, e quindi di ripresa diciamo di tutti gli spazi che erano stati conquistati dalla Francia a livello di amministrazione, nell'educazione soprattutto. Ma questo in realtà si è rivelato una mancanza di un'opportunità mancata per gli algerini, che non si sono trovati più con quella tu del bilinguismo, per esempio. Quindi il francese è stato completamente eliminato, diciamo in un modo ideologico comprensibile, ma ha eliminato diciamo quella possibilità e quella tu che avevano appunto gli algerini di conoscere due lingue, e evidentemente è andato contro la componente berbera, che non vi ho detto prima ma penso che sappiate ha una propria lingua, ha una propria cultura, ha una propria diciamo un proprio calendario di festività che ne fanno proprio una minoranza, come si vuol dire, essendo invece in realtà stata sempre la maggioranza della popolazione prima dell'arrivo degli arabi. Arriviamo però velocemente al decennio nero, perché in realtà non ho guardato bene l'orologio quando ho cominciato, però penso che devo ormai chiudere. Ma il decennio nero è un'altra fase violentissima dell'Algeria, della storia algerina. La guerra di liberazione, si dice che Boumedienne disse un milione di martiri, abbiamo perso un milione di persone nella guerra d'Algeria. Le stime dei ricercatori, i calcoli hanno poi ridimensionato la cifra, 250.000 vittime, comunque dei numeri altissimi. Il decennio nero è stata un'altra ferita veramente grave per la storia contemporanea e quasi attuale algerina, perché ci sono stati altri 200-250.000 morti, con questo numero 50.000 che balla e che è terrificante per il suo essere un ballare molto macabro, ecco, sulle vite umane. Quindi sicuramente il decennio nero, che cosa è successo? Fino all'89 partito unico. Come si arriva al pluripartitismo? Attraverso le cosiddette rivolte del 1988.
le rivolte del 1988 sono nell'ottobre dell'88, scendono in piazza milioni di persone e molti muoiono a fronte della repressione dello Stato algerino, perché fino al 1980, adesso arriviamo a parlare di nuovo dei Berberi, c'era stata una sorta di reverenza nei confronti del Fronte di Liberazione Nazionale che aveva portato alla liberazione e che quindi era il protagonista più adatto secondo gli algerini per portare allo sviluppo anche della nazione. Ecco, questa reverenza comincia a inclinarsi proprio nel 1980, sicuramente complice la questione economica nella parte nel corso degli anni 80. Ma nel 1980 cosa succede? La cosiddetta primavera berbera. Nel 1980 viene vietato a un famoso scrittore berbero di tenere una conferenza, proprio per quel principio dell'arabizzazione, comunque della assoluta negazione fondamentalmente della parte berbera algerina. Ecco che il divieto di poter fare questa conferenza scatena le proteste della Kabilia. Le proteste della primavera berbera sono, come dire, il primo momento di distacco della popolazione da quella reverenza nei confronti di Fronte di Liberazione Nazionale che aveva, diciamo, sopportato il monopartitismo fino a quel momento, pur di vedere la nazione verso lo sviluppo. Quindi il fatto che il Fronte di Liberazione Nazionale, l'armata di liberazione nazionale, l'armata popolare di liberazione nazionale, andasse contro il proprio popolo, fu un evidente controsenso rispetto alla sua funzione stessa. E questo incrinarsi della fiducia, diciamo, del popolo nel proprio governo aumenta ulteriormente negli anni successivi. Questione economica, quindi rivolte della Semul, cosiddette, dell'ottobre 88, che convincono il regime a concedere il pluripartitismo. Pluripartitismo, viene concesso, nuova Costituzione, partecipano alle elezioni libere anche gli islamisti. Quindi era rimasto, c'era sicuramente, non era dal niente che arrivano questa forza. Il Fronte Islamico della Salvezza non nasce dal nulla assolutamente, ma non abbiamo il tempo qua di approfondire. Fatto sta che il FIS vince le prime elezioni e sta per arrivare al governo, a vincere le elezioni per governare il paese. Tutto viene bloccato da un colpo di Stato, il colpo di Stato del gennaio del 1992. Dopo questo colpo di Stato cosa succede? Gli islamisti sono considerati del FIS illegali nuovamente, il partito viene messo, ovviamente viene bandito, e a quel punto molti passano dalla parte della violenza, decidono di prendere le armi e quindi per 10 lunghi anni, più o meno fino al 1999, una guerra civile attraverserà il paese, lasciando sul campo 200-250 mila morti, arrivando a degli estremi di violenza, delle situazioni estreme di violenza nel 1997-98 con le stragi dei villaggi. Ma il decennio nero è stato veramente una ferita che ancora gli algerini hanno aperta. Nel 99 arriva Bouteflika che salva il paese, questa è la storia ufficiale, però per tanti algerini è così, cioè quando arriva Bouteflika al potere riesce a piano piano far accettare alla popolazione un processo di riconciliazione nazionale che ha molte ombre, ma che ha riportato il paese alla pace. Gli unici che si sono ribellati in questa situazione di consenso nazionale sono stati ancora i berberi con la primavera nera del 2001. Ovvero, tutte queste sono, ve lo dico velocemente, sono etichette giornalistiche, però comunque una stagione di rivolte ancora dalla Kabilia contro appunto un potere che diventerà sempre più di un regime, perché fondamentalmente la cosa più evidente è che nel 2008 c'è il solito cambio della Costituzione, per cui Bouteflika si può far rieleggere dopo la seconda volta, e quindi una terza, una quarta e probabilmente sarà una quinta volta. Vi ringrazio, perché secondo me ho parlato troppo, e aspetto invece l'intervento. Perfetto, è stato effettivamente un po' un concentrato, insomma è mezzo secolo di storia, e quindi chiunque conosca un po' la storia sa che non è facile concentrarla. Lei evidentemente padroneggia perfettamente la materia, quindi è riuscita a cogliere perlomeno e a farvi avere un po' i punti importanti da
così, che vale la pena tenere presente, insomma, che sono un po' dei punti di riferimento, direi inevitabili, che insomma tutti devono tenere presente quando si parla dell'Algeria. Adesso il mio ruolo dovrebbe essere quello di presentare Ferhat Mehenni, che è un personaggio molto noto, molto amato ovviamente dai berberi e da tanta parte della popolazione, non altrettanto in genere da parte del potere. Ha avuto i suoi momenti positivi, momenti negativi, si è fatto anche fior di prigione, torture eccetera, ci sono stato tra i fondatori della Lega Algerina dei diritti dell'uomo e quegli anni è stato mi sembra che lui non abbia partecipato alla primavera del 1980 perché era già in prigione, mi pare, o comunque lo stavano interrogando, gli stavano sequestrando della roba. E ha vissuto sulla propria pelle un po' tutte queste fasi che lei dice. Intanto appunto già la guerra di liberazione, nella sua famiglia ci sono stati tanti morti a combattere contro i francesi, poi appunto è stato tra i leader di questa di queste stagioni di rivendicazioni non solo della cultura, quindi della non solo rivendicazioni di tipo culturale ma di tipo proprio democratico, di apertura democratica del paese, a partire appunto soprattutto dagli anni 70-80. È stato in realtà prima di diventare un personaggio politico noto, era noto ed è tuttora noto come un cantante. C'è stata una bella stagione, che per la verità appunto non è ancora tramontata, ce ne sono ancora tanti, di cantautori berberi, cabili, impegnati, che hanno ciascuno con la propria personalità e quindi trattando argomenti diversi in maniera diversa, ma hanno tutti contribuito a un discorso critico nei confronti del potere algerino, della cultura dominante che opprimeva e opprime tuttora la cultura berbera, e anche proprio per, in particolare, le canzoni di Ferhat sono sempre state molto di apertura e di sogno democratico. Tante sue canzoni trattano proprio come sarebbe bello il mondo se ci fosse più democrazia, se tutti si rispettassero tra di loro. C'è una canzone che dice, non so, le lingue sono tutte belle, ovviamente ciascuno trova che la propria lingua sia la più bella, per gli arabi la più bella è l'arabo, per me ovviamente è il cabilo, però insomma, potremmo vivere tutti insieme se non ci pestiamo i piedi a vicenda. Però appunto è sempre stato molto impegnato appunto nella canzone impegnata, ma a un certo punto ha fatto un salto di qualità ed è diventato un leader politico, in particolare a partire appunto dalla primavera cosiddetta nera, quindi dopo il 2001. In precedenza in realtà appunto era stato anche testimone delle violenze famose del terrorismo, in effetti ha vissuto da vicino, ha rischiato la pelle in un dirottamento aereo e si è trovato su un aereo un giorno che è stato dirottato e è stato riconosciuto dai terroristi, e siccome lui canta, sapete che per gli islamisti la canzone è opera del diavolo, quindi lui canta, poi canta non in arabo ma in berbero eccetera, hanno detto il primo che ammazziamo è lui, e per pochi minuti sono arrivati poi le teste di cuoio francesi, sono saltati dentro e sono riusciti a fermarlo, ma lui era già lì che stava per essere sgozzato non so, gli sparavano, insomma comunque è andato molto vicino, quindi lui veramente ha vissuto sulla propria pelle un po' tutte queste cose. Quindi nel 1980 con la creazione della Lega dei diritti dell'uomo è finito in galera, è stato appunto anche torturato, c'è anche delle belle canzoni riguardanti questo suo carcere. E però ecco, dopo il 2001 cosa è successo? Nel 2001 è successo un po' quello che è successo poi nel 2010-2011 nelle cosiddette primavere arabe, vale a dire una gran parte della popolazione, per lo più in Kabilia per la verità, si è ribellata al sistema in essere. Quello contro cui si ribellavano era la cosiddetta Hogra,
che è una cosa che c'è un po' in tutti i paesi del Nord Africa, una parola araba dialettale. In italiano potremmo dire l'arroganza del potere. In pratica, chi è al potere, esiste proprio la casta, ecco, una casta, ma mica come la pubblicità così dei nostri partiti che dicono io sono più puro dell'altro, voi siete della casta. Lì c'è proprio una casta veramente di gente che decide, che può fare tutto quello che vuole, e poi c'è chi veramente deve implorare, se gli va bene ottiene, se non gli va bene pazienza, tanto non sono nessuno. E nel 2001 appunto c'è stata proprio una rivolta concreta. Punto di partenza è stata l'uccisione di un ragazzo in una caserma dei carabinieri, dei gendarmi, sono un po' la polizia militare. E però a macchia d'olio c'è stata una serie di manifestazioni contro le quali i gendarmi sparavano, hanno fatto fuori più di 100 persone, c'è stata tutta questa serie di manifestazioni. E la richiesta era appunto democrazia. Hanno fatto alla fine una specie di piattaforma di rivendicazioni, la piattaforma cosiddetta di Al-Qsr, un posto dove si sono riuniti un po' i rappresentanti delle varie parti della Kabilia, e il cuore, il nucleo di queste rivendicazioni era più democrazia. In realtà appunto un po' tutte le province, un po' tutte le zone, l'amministrazione è in genere calata dall'alto, quindi gli chiedevano per esempio che la gente fosse, non so, il sindaco fosse eletto, non fosse nominato, non ci fossero appunto solo autorità, e poi chiedevano che ci fosse indipendenza per esempio della magistratura rispetto al potere politico, cosa che attualmente non c'è, per cui i processi in genere sono proprio in genere tutti processi politici, e quindi si sa già dall'inizio come vanno a finire, perché i giudici di fatto devono obbedire al potere e via discorrendo. E c'è stata una lunga fase di contrapposizione tra la Kabilia e il resto del potere, che si è espressa tra l'altro nell'astensione. Per tanto tempo la Kabilia non ha votato, non ha avuto rappresentanti in Parlamento, praticamente era proprio un po' isolata. Per cercare di uscire, da trovare una soluzione politica, Ferhat ha creato questo movimento, il MAC. All'epoca mi pare che fosse Movimento per l'Autonomia della Kabilia, adesso se non vado errato si chiama Movimento per l'Autodeterminazione della Kabilia, ed è un movimento che in qualche misura, adesso poi lui ci spiegherà bene qual è il suo punto di vista, mi è parso di capire che il suo punto di vista è che oramai è difficile ottenere cose chiedendole e restando nel quadro istituzionale attuale, bisogna cambiare quadro istituzionale, quindi avere o un'autonomia molto forte o addirittura proprio uno Stato indipendente, autonomo, un qualche cosa appunto di diverso, ecco, dalle istituzioni che ci sono attualmente. E quindi da allora continua a cantare, in effetti, ma è sempre più impegnato. Volevamo, ecco, in farlo aspetto. Cantare, ti ricordi? Sì, sì, una delle idee iniziali, abbiamo detto portiamo anche una chitarra e gli facciamo suonare qualcosa, poi abbiamo detto ripieghiamo sul tè con i dolcetti, la prossima volta faremo un concerto, insomma se lo facciamo venire gli facciamo fare una cosa, un concerto vero e proprio. Era venuto qualche anno, è già venuto diverse volte a Milano e diverse volte era venuto anche suonato effettivamente. Vi ricordo, sì, c'era uno della nostra associazione, il famoso Kiki, che ha suonato la darbuka con lui, era emozionatissimo alla fine, ma ha suonato molto bene, è stato uno dei migliori concerti che abbia sentito. Comunque, ecco, vi sto portando via troppo tempo mentre l'ospite d'onore è qui e che deve parlarvi, e quindi non mi pare come introduzione di aver introdotto fin troppo lungamente, e quindi passo la parola a Ferhat Mehni. Come vi ho detto, lui non parla in italiano, ma io prenderò nota e farò un po' di consecutiva, insomma vi dirò il succo ogni tanto si ferma e vi dirò il succo di quello che avrà detto in quel momento. Grazie, la parola a Ferhat. Zulfdawen, Senmer Tatasi, Wider Dardon, Narohama Gidelis, di Milano, avec l'accent en italien. Et
Le livre qui vient d'être présenté, l'histoire de l'Algérie, est un regard qui mérite d'être lu. Je vous invite tous à le lire. Et ce que je peux dire, il y a une différence d'approche. Ce livre est très bien fait, mais d'un point de vue classique, universitaire, à partir d'un pays étranger, hein, l'Italie vis-à-vis de l'Algérie. C'est vrai qu'il ne faut pas que l'histoire soit toujours faite sur la base, à partir d'un regard interne. Je pense qu'il faut prendre et le regard externe et le regard interne pour faire une synthèse et savoir où est la vérité, quelle est la véritable histoire. Tout ce qui est, ce qui a été raconté par Catherine Ruggiero est tout à fait exact du point de vue chronologique depuis l'arrivée de la France. Bien sûr qu'il oublie d'autres éléments. Nous avons, j'ai écrit un livre que vous allez trouver ici qui s'appelle Mémorandum pour l'indépendance, Mémorandum pour l'indépendance. Et il y a aussi un mémorandum que nous avons déposé à l'ONU l'année dernière et dans lequel nous avons procédé, comme dans ce livre, à des séquences chronologiques d'événements. Sauf que dans ce livre et dans le mien, vous n'allez pas trouver les mêmes éléments. L'un est d'un regard interne à partir de la Kabylie et l'autre à partir de l'extérieur. Pourquoi cette différence? Tout simplement, le regard externe considère que le monde est définitivement fait et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et on ne se demande même pas la cause de cet état de fait. Au départ, il y avait quoi pour que nous en soyons aujourd'hui dans cette situation? Au départ, il y avait l'acte colonial, la colonisation. La colonisation n'est pas seulement cette série d'actes barbares, violents, ces spoliations de terres et de richesses des peuples, mais c'est aussi et surtout la pierre angulaire de la mondialisation. Sans la colonisation, nous n'aurions jamais eu la mondialisation. La colonisation est un processus par lequel l'Europe a intégré l'ensemble des superficies du monde entier dans le système capitaliste marchand européen. Une fois qu'on a conquis des territoires très vastes, il était impossible de les gérer à partir des métropoles. On a délimité des frontières, on a créé des États, et on pensait que il suffisait de tracer des frontières, de mettre des gens à l'intérieur pour que cet État génère sa nation. Cela n'a jamais été le cas. Partout où la colonisation s'est implantée à partir surtout du XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, rares sont les pays qui ont généré leur nation. En fait, dès lors que on a intégré, on a élargi l'espace marchand et de domination et d'administration à partir des métropoles, on s'est dit, on va créer des États. Les États qui ont été créés étaient censés alimenter les métropoles en impôts,
en richesse, globalement. C'était le cas un peu au départ, mais vers la fin, c'était les pays créés qui demandaient des richesses, qui demandaient un financement aux métropoles. Donc ça devenait quelque chose, ça devenait des boulets pour les métropoles. Donc il fallait décoloniser. Et avec la décolonisation, on a mis des frontières n'importe comment. C'est ainsi que les Kurdes se retrouvent sur ces pays, c'est ainsi que les Touaregs se retrouvent dans la même situation, partagés en six pays, c'est ainsi que on a fait, si vous permettez cette expression, on a créé des pays concentrationnaires de peuples. On a, dès lors que ces peuples-là ne pouvaient plus supporter, parce que la colonisation était gérée par une administration étrangère, il fallait donc la remplacer par une qui soit autochtone. Voici la décolonisation. Mais il faut savoir qu'à l'origine de tout ce qui est raconté dans ce livre, de tous ces louvoiements, de toutes ces souffrances, de toutes ces bêtises, de tous ces crimes commis par ces États, c'était inscrit dans l'ADN de l'État colonial. L'État colonial devait contrôler les populations et non pas les servir, exploiter les richesses et non pas les fructifier, brimer les libertés et non pas les développer. À partir de là, regardez tous les pays d'Afrique et d'Asie, comment ils se comportent encore. Certains d'entre eux n'existent plus. L'Afghanistan n'est plus un pays. La Somalie n'existe plus. Bientôt, la Centrafrique n'existe pas déjà. La Libye est le dernier des pays à mourir. Il y en aura derrière lui. Il y aura d'autres pays qui vont mourir. Ils vont tous se reconfigurer en fonction de la réalité des peuples. Et pour cela, il faut que le monde... Notamment, je ne parle pas de l'ONU. L'ONU est un fatras d'État avec tous les pays qu'il y a à l'intérieur. Il y a à boire et à manger. Et de toutes les façons, la plupart de ces pays sont issus de la colonisation et ce ne sont pas eux qui vont se remettre en cause. Donc, ce que j'interpelle personnellement, ce sont les pays du G20, du G5 notamment, ce sont eux qui font l'autorité, qui ont les moyens de reconfigurer le monde. Et la seule façon de le faire, sans violence, c'est de remettre à l'ordre du jour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'ailleurs, par exemple pour l'Algérie, la France l'a créé par un décret. Un décret. C'est la passion. Oui. Excusez-moi. Mi dispiace di averlo interrotto, ma appunto devo fare un po' di sintesi, è andato avanti parecchio. Allora, ho cominciato con dei saluti in berbero, l'avrete capito, appunto non era francese, ma era kabilo. Allora, ho cominciato a parlare giusto di questo libro, ha detto che effettivamente è un libro importante, vale la pena di acquistarlo e di leggerlo, vi invito a leggerlo. Dice che però c'è una differenza rispetto al suo punto di vista. Dice: questo qui è sicuramente molto ben fatto, lui ha usato il termine classico, è un libro appunto come si può fare a livello universitario, però ecco, è un punto di vista, lui dice, esterno. Dice quello che invece lui ha
preconizza è, o quantomeno dice che bisognerebbe tenere conto, è la storia anche vista dall'interno. Dice è vero che la storia non deve essere sempre fatta appunto dal punto di vista interno, ci vuole qualcuno che da fuori abbia un quadro di interpretazione, ma ci vuole in pratica una sintesi tra un modo di vedere esterno, come appunto questo qui, un modo di vedere interno, che è quello invece dei suoi lavori. Fuori ci sono diversi libri che sono stati scritti da lui. Dice che appunto tutto quello che c'è qui è esatto, dal punto di vista cronologico, dei fatti, eccetera. Lui però ecco, ha fatto uno dei libri che c'è qui fuori, credo sia il più recente, è il memorandum per l'indipendenza della Kabilia, un memorandum che lui ha depositato all'ONU, in cui ha presentato, se vogliamo, le stesse sequenze di fatti, quindi giusto questa periodizzazione c'è anche nel suo libro. Dice se non che si troveranno cose diverse, perché ovviamente lo sguardo interno vede delle cose, vede delle dinamiche che lo sguardo esterno giudica in maniera diversa. Dice che soprattutto che lo sguardo esterno vede il mondo come se fosse fatto, completato, così com'è, come se fosse dato, e non si pone il problema di, per esempio, di tornare indietro, non si pone domande sul perché si sia nella situazione in cui si è, e quali siano le cause, e se non ci sia possibilità di tornare indietro. Dice il punto di vista, il suo punto di vista è appunto, bisogna considerare il punto di partenza. Il punto di partenza è l'atto coloniale, la colonizzazione. Dice non sono solo atti violenti, la spoliazione delle terre e tutto quanto, ma la colonizzazione è stata anche la pietra angolare, lui dice, della mondializzazione. Mondializzazione intesa come appunto un processo in cui l'Europa ha progressivamente integrato un po' tutto il mondo nello spazio economico, mercantile, capitalista dell'Europa. Impossibilitato poi però a gestire tutto questo, lui parlava di metropoli, nel senso appunto come si usa a dire, la France métropolitaine, insomma quindi nei paesi europei, si è pensato, ecco, gli europei a un certo punto hanno pensato di amministrare queste cose creando delle frontiere, creando degli stati. Si è pensato quindi di amministrare in questo modo, di trasferire in questo modo le esperienze europee. E si è pensato quindi che bastasse creare delle frontiere, creare degli stati anche a tavolino, tanti stati sono stati creati a tavolino in colonizzazione, per creare una nazione. Se non che, ecco, dice, dovunque si sia impiantata la colonizzazione, sono rari i paesi che siano effettivamente poi sfociati nella creazione di una nazione. Di solito sapete che nazione si intende qualcosa di più di uno Stato, semplicemente la nazione implica anche una comunità di persone, non solo giusto degli strumenti giuridici che sono quelli dello Stato. Gli stati sono stati creati per alimentare soprattutto la metropoli, il centro delle proprie ricchezze, ma a un certo punto poi sono stati questi paesi qui che chiedevano risorse al centro, e bisognava a questo punto decolonizzare. E decolonizzare si è decolonizzato creando frontiere, creando stati che hanno in tanti casi proprio spezzato delle popolazioni che si sono trovate divise, e lui ha citato in particolare per esempio i curdi o i Tuareg, che sono appunto i Tuareg un tempo occupavano tutto il deserto del Sahara, poi adesso sono divisi, i Tuareg del Mali, del Niger, dell'Algeria, della Libia, del Burkina Faso, eccetera. Creando questi stati lasciati dalla colonizzazione, si è di fatto semplicemente sostituito al comando una classe dirigente autoctona, ma
tutto quello che è successo, anche giusto tutta la violenza che c'è stata in Algeria dall'indipendenza in poi, dice che fa tutto parte del DNA dello Stato coloniale, perché lo Stato coloniale aveva come scopo quello di controllare la popolazione, di sfruttare le risorse, di schiacciare la libertà e invece di svilupparla. E di fatto questo viene fatto non più direttamente dai francesi, ma da o dalle potenze coloniali in generale, ma dalle elite autoctone. Di fatto comunque lui trova che ci sia un risultato fallimentare di questa politica. Alcuni paesi si sono sostanzialmente dissolti, non esistono più. Lui ha citato l'Afghanistan, che si continua a chiamare Afghanistan, ma è oramai una grande frammentazione. La Somalia stessa oramai è tutta suddivisa, l'Africa, la Repubblica Centrafricana, e la stessa Libia di fatto vede un processo di questo tipo in corso. Si stanno sostanzialmente riconfigurando gli stati. Secondo lui appunto la dinamica, quello verso cui si va, è una riconfigurazione dei paesi, seguendo non più giusto dei confini tracciati da colonizzatori, ma seguendo le realtà dei popoli che fanno parte appunto dei vari territori. Dice che non parla dell'ONU, perché l'ONU è un cumulo di stati che sono in gran parte appunto gli stati usciti dalla colonizzazione, quindi ovviamente non si mettono in causa loro stessi, perché sono dati in questo modo. Ma secondo lui, ecco, il vero potere attualmente per evolvere, per l'evoluzione futura, sta nel G20 o addirittura nel G5. Sono loro, dice, che hanno l'autorità e i mezzi per riconfigurare una divisione dei popoli più corrispondente alle realtà dei popoli. E qui l'ho interrotto, perché appunto se no il riassunto diventava troppo lungo. En tout cas, cette configuration des États par la colonisation les condamne à ne vivre qu'en dictature. Dès que la dictature meurt, le pays implose. Pour ne plus avoir à revivre cela, donc il faut passer au droit à l'autodétermination. Pourquoi il implose? Parce que les clivages qui traversent tous ces pays ne sont pas idéologiques, ils ne sont pas politiques. Ce ne sont pas des clivages entre la droite et la gauche, les conservateurs et les démocrates, les travaillistes et les démocrates, je ne sais pas comment on appelle ça, les travaillistes et les conservateurs, oui. Ce qui traverse fondamentalement ces pays, ce sont des problèmes identitaires. Quand on vote, on ne vote pas pour un programme politique, on ne vote pas pour une idée, on vote pour quelqu'un qui est des nôtres, on vote pour quelqu'un de chez soi. Ce n'est pas du tribalisme. Quand vous avez un peuple qui fait 12 millions que les Kabyles votent pour un Kabyle, ce n'est pas du tribalisme. C'est juste une manière de s'identifier ou d'affirmer son existence en tant que peuple. Tant que les questions nationales ne sont pas résolues, la démocratie sera mise en échec dans tous les pays issus de la colonisation. Questa configurazione attuale condanna questi paesi a convivere con le dittature. In effetti, quando finiscono le dittature, si è visto che i paesi implodono, cioè questa implosione. Implosione. Quello che ci vuole è l'autodeterminazione. In effetti dice che le contrapposizioni principali non sono più ideologiche, politiche, destra, sinistra, lavoratori, conservatori, eccetera, ma sono problemi identitari.
non si vota tanto per dei programmi quanto per qualcuno dei nostri, qualcuno che si identifica appunto con l'elettorato, e dice che però non è tribalismo quando milioni di kabili votano ovviamente per il kabilo. Questo è semplicemente, non è tribalismo, ma è un modo per affermarsi come popolo. Maintenant il faut savoir ce que le monde veut. Veut-on une humanité de liberté, de respect de chacun, de tolérance, de développement, hein, de conquête technologique et scientifique, ou bien veut-on que ce qu'on appelait auparavant le tiers-monde, tous ces pays issus de la colonisation, restent les esclaves modernes du monde développé. Si l'on veut la démocratie, la liberté, la tolérance, la fin du terrorisme islamiste et de l'islamisme lui-même, il faut absolument restituer à chaque peuple son droit d'ériger son propre État. Il n'y a pas de quoi avoir peur de la démultiplication des États. Ceux qui ne sont pas viables vont mourir d'eux-mêmes. Vous trouverez toutes ces explications dans ce livre notamment, et concernant l'évolution de la Kabylie par rapport à l'histoire du bras de fer entre la Kabylie et le pouvoir algérien, il est résumé dans cet autre livre. Nous, de notre point de vue, nous avons vu des tas de peuples qui, une fois qu'ils sont en légitime défense, ils prennent les armes. Tous les mouvements de décolonisation ont presque tous eu recours à la violence. La Kabylie a été en état de légitime défense en 2001. Il y a eu 130 morts, et pourtant les Kabyles ont continué à revendiquer dignement, sans recourir à la violence, leur droit à exister en tant que peuple et en tant que nation. La Kabylie ouvre la voie à toutes les reconfigurations qui vont venir à travers l'ancien monde colonisé de manière pacifique. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous espérons, et que ne peut pas voir un livre pareil, même s'il est tout à fait utile et qu'il doit être lu pour savoir les errements auxquels a donné naissance la création d'un État artificiel fait par la colonisation. Donc, l'Algérie, j'espère bien, et j'en suis même convaincu, que d'ici peu, dans quelques années, on en parlera au passé, comme on commence déjà à parler au passé du Liban, de l'Afghanistan, de la Somalie et de la Centrafrique. Allora, bisogna vedere, dice, cosa vuole il mondo, se vuole libertà, tolleranza, democrazia, conquiste tecnologiche e scientifiche, oppure vuole che il terzo mondo o i paesi comunque ex colonizzati siano gli schiavi moderni del mondo civilizzato, del mondo progredito. Se si vuole la democrazia, la tolleranza e tutto quanto, anche la fine degli estremismi e per esempio del terrorismo islamista, bisogna che ogni paese appunto si autodiriga, sia diretto dai propri popoli. Non bisogna, dice, avere paura della moltiplicazione dei paesi, degli stati. Dice, chi non ce la farà sopravvivere si eliminerà da solo, ma esiste la possibilità, e tutto questo è stato spiegato nei libri che lui ha portato, questi due libri che vi ha fatto vedere. Ha sottolineato comunque, ecco, che molti popoli per rivendicare i propri diritti prendono le armi, ma la Kabilia invece, ecco, anche se nel 2001 ha avuto 132 morti, appunto questa primavera nera, hanno continuato a
avanzare le proprie richieste con dignità, ma senza violenza. Hanno richiesto quindi la loro dignità in quanto popolo, in quanto nazione, perché il procedimento dei Kabili è sempre stato di tipo pacifico. Quello che auspichiamo, dice, è quello che non vede in questo libro, che pure appunto è un libro che lui consiglia, perché effettivamente è un libro che permette di conoscere tante cose, che permette appunto di avere un'idea della situazione, dice, che non c'è una messa in discussione della creazione di questo stato artificiale che è da parte della colonizzazione, e dice che secondo lui si va verso una situazione per cui tra pochi anni anche dell'Algeria si parlerà un po' al passato, come appunto quando c'era l'Algeria, così come è successo sta succedendo anche con Libano, con l'Afghanistan e compagnia, insomma ha ripreso i vari, la Somalia, insomma i vari esempi che ha già citato in precedenza. Un dernier mot, la Kabylie aime le monde. Nous tenons de la famille Amazir, et c'est un Romain d'origine berbère qui avait dit, je crois que c'était Rance, qui avait dit que je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Nous sommes méditerranéens. Nous portons encore en tant que Kabyles la culture grecque, la culture romaine, la culture française, je parle en français, et nous partageons les valeurs avec toute l'Europe. Tandis que l'Algérie est un pays qui veut s'arrimer idéologiquement et politiquement au Moyen-Orient. La Kabylie veut être le lien entre l'Est, l'Orient et l'Occident, et non pas une faille, une fracture entre les deux, ou bien un enjeu pour les deux extrêmes. Nous pouvons jouer à l'apaisement, à l'éradication des contre-valeurs qui mènent au terrorisme, à la violence et au crime, et nous pouvons construire, reconstruire vraiment une Méditerranée de la paix et du développement et de la prospérité. Et je vous remercie. Ecco, un'ultima parola, dice, quindi mi dicono che alle 7:30 dobbiamo finire. Ecco, l'ultima parola è che appunto la Kabylie ama il mondo. Ricordato appunto un detto famoso di un berbero, appunto, un berbero che si esprimeva in latino, Terenzio, Publio Terenzio Afro. Gli Afri erano una tribù berbera che ha dato il nome poi al paese dell'Africa. E Terenzio Afro diceva homo sum nil humania me alienum esse puto, quindi sono un uomo e nulla di ciò che è umano la considero estranea a me. E lui dice giustamente: noi siamo mediterranei, noi Kabili abbiamo anche apporti della cultura greca, della cultura romana, francese, lui stesso appunto si esprime in francese, dice condividiamo tanti valori con il resto dell'Europa. Mentre ecco invece per esempio a livello ufficiale lo Stato algerino spinge invece verso una cultura, verso la cultura del Medio Oriente, e dice la Kabylie vorrebbe svolgere il ruolo invece di legame, di unione tra Oriente e Occidente, invece di essere una frattura o un qualche cosa appunto che si contrappone. Dice che condividendo questi valori, ecco, potremmo combattere estremismo, potremmo combattere tanti aspetti negativi del mondo d'oggi e portare avanti invece un Mediterraneo di pace e di prosperità. E questo.
Io non ribatto, perché tanto non importa, giudicherete voi, va benissimo così. Lascio però la parola, magari se qualcuno vuole fare qualche domanda, visto che siamo in chiusura, abbiamo poco tempo. Se potete venire qui per le domande, oppure se c'è un gelato da far passare, che ecco. Però due interventi, se ci sono. Tu. Si può venire. È mio marito. Aiuto. Sono rimasto molto colpito da quello che comunica e volevo chiederle quello che lei personalmente ha passato nei momenti più difficili, quando era solo e quindi ha vissuto anche la solitudine della tortura e dell'isolamento, e come ha fatto a superare questi momenti difficili. Grazie, raccogliamo un'altra domanda se c'è, se no rispondiamo e beviamo ancora un po' di tè. Va bene. C'è un'altra domanda. Salve, mi chiamo Nicolò. Volevo chiedere due cose, principalmente uno, come vede le parole di Emmanuel Macron circa, proferite un po' di tempo fa, che è stato il primo presidente francese a chiedere, diciamo, semplicemente scusa per, appunto, di fatto a dire che ci sono state torture da parte della Francia in Algeria. Quindi questa è la prima domanda, come vede il signore le domande di Emmanuel Macron circa la tortura, e la seconda è invece come vede il fatto che in Algeria ci siano comunque stati, infatti, a parte le denunce lasciando le denunce dell'ONU sulla dispersione di alcuni deportati in Algeria che furono lasciati nel deserto del Sahara a camminare e poi a morire. Ultimamente vuoi dire? Sì. Gli ultimi? Sì. Falli questa domanda. Merci. Je souhaiterais que le débat ne porte pas que sur moi, puisque nous avons une historienne ici à laquelle qui sort un livre, surtout d'un homme avec lequel elle travaillait, qui nous a quittés, Gianpaolo Calchi Novati. Et concernant les questions qui me sont posées, d'abord, si j'ai tenu jusqu'à ce jour, c'est par la force de conviction que je suis dans le vrai, dès lors que je n'attends à personne, je n'incite à aucune violence, je ne manque de respect à qui que ce soit, qu'on me mette en prison pour cela, ne me gêne pas. Il y a eu pire que cela. On a assassiné mon fils pour avoir, en 2004, osé demander l'autonomie pour la Kabylie. Mais il croyait que j'allais renoncer, et ça a davantage conforté ma conviction que c'est de ce côté-là qu'il fallait y aller. Et sincèrement, j'aurais trahi mon fils si j'avais abandonné après son assassinat. Deuxièmement, Macron a reconnu les tortures, n'a pas demandé d'excuses. C'est déjà une bonne chose. Je pense qu'il faut davantage travailler à réparer les injustices et les crimes du passé, les torts qui ont été causés, notamment le plus grand d'entre eux, c'est celui commis contre le peuple kabyle, qu'on a privé d'État
et de liberté à ce jour. C'est la réparation de ces torts en octroyant le droit à l'autodétermination aux peuples qui sont aujourd'hui victimes de la création de l'Algérie, qu'il faut s'acheminer. Concernant les migrants renvoyés par l'Algérie, c'est un scandale. C'est un scandale condamnable au niveau de la conscience humaine. Ceci dit, il ne me semble pas que c'est par une conférence de Palermo qu'on va résoudre le problème. Le problème, c'est la solution, c'est celle que je préconise. Les pays africains continueront toujours, et d'Asie aussi, continueront toujours d'envoyer des migrants vers l'Europe tant que ces Africains et ces migrants ne sont pas reconnus en tant que peuple à l'intérieur de leurs propres frontières et qu'ils édifient leur propre État. Ils sont tous traités chez eux comme des étrangers. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas d'honneur, de dignité reconnue aux citoyens africains parce que ceux qui gouvernent, les États qui sont là, ne sont pas là pour le reconnaître le citoyen, mais pour l'écraser. Il faut défaire, détricoter la colonisation. Il faut absolument que tous les États issus de la colonisation soient revus pour une meilleure évolution du monde. Quand un peuple a son État, ses enfants vont créer le rêve de le construire et d'être performant à l'échelle internationale. Mais s'il est tenu dans l'indifférence et dans le déni d'existence, bien sûr qu'il va chercher le rêve ailleurs plutôt que chez lui. Il y a aussi une image qui me revient. Cette invasion de migrants qui viennent d'Afrique et d'Asie. Est-ce que nous ne sommes pas aussi dans une étape mondiale comme celle qui s'est passée dans les pays développés, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'exode rural? En fait, les pays développés sont devenus des villes immenses, tandis que les pays anciennement colonisés sont restés des campagnes et on les déserte. Voilà. Donc, il y a une nouvelle reconfiguration du monde qui fait des pays développés le centre du développement et donc qui rejette le reste des territoires dans le monde rural, un peu comme on le considère, avec mépris, sans perspective, sans moyens, juste bon à faire des vaches ou des chèvres et n'en parlons plus. Voilà. Donc il y a aussi cette vision, à mon sens, à long terme, qu'il y a lieu de développer. Allora, vabbè, riguardo alla prima questione, diceva, vabbè, intanto non è il caso tanto di accentrarsi su di me, dice, c'è l'autrice qui presente, poi appunto non è presente, ma sarebbe da tenere in considerazione Calchi Novati, che è stato un grande maestro e questo libro è tuttora in gran parte suo. Come? C'è la sorella qui di Calchi Novati. C'è qui sua sorella, sì. Insomma, vabbè, tu hai fatto un bel capitolo, ma tanta parte l'ha fatta lui. Riguardo, ecco, la sua storia personale, dice appunto che si è riuscito a venire fuori da queste situazioni, è stata la convinzione di essere nel giusto. Dice, io sono stato imprigionato, avevo la coscienza, ecco, di non avere nociuto a nessuno, non aver incitato alla violenza, e quindi tutto questo mi convinceva che ero nella parte giusta, e quindi questo mi aiutava a superare, ma lui dice, non solo la tortura fisica, il suo imprigionamento, dice, gli hanno fatto di peggio,
In effetti nel 2004 è stato ucciso suo figlio, perché lui aveva proprio è stata una vendetta trasversale, diciamo, di tipo mafioso, perché lui aveva cominciato a questo punto questa sua battaglia per l'autodeterminazione della Kabilia. E dice che però appunto tutto questo lo ha rafforzato nell'idea che effettivamente è una battaglia giusta che vale la pena combattere, e addirittura dice che sente che tradirebbe la memoria di suo figlio se questo assassinio lo distogliesse da continuare questa sua battaglia. Riguardo invece alla questione di Macron, dice: attenzione, Macron ha in realtà riconosciuto l'esistenza della tortura, ma non ha chiesto scusa. Dice comunque è un primo passo che è doveroso. Dice che se si vuole però continuare nella strada di rimediare ai danni della colonizzazione, siccome giustamente lui dice i danni principali della colonizzazione non sono solo così contingenti, la violenza del momento, ma è anche quello che la colonizzazione ha lasciato, cioè questi stati in cui i popoli sono privati delle libertà. Dice quindi se si dovrebbe se volesse veramente rimediare ai danni della colonizzazione, dovrebbe per esempio assumere permettere l'autodeterminazione per esempio della Kabilia. Riguardo alla questione dei migranti che sono stati abbandonati nel deserto, dice sì, è uno scandalo assolutamente da condannare. Detto questo, dice, ecco, il problema dei migranti è una grossa questione, non sarà la conferenza di Palermo che li risolverà. Lui dice, insomma, è praticamente inevitabile che continuino ad esserci migranti, persone che si spostano, finché ci saranno appunto questi stati che non riconoscono il cittadino ma lo schiacciano, e quindi in cui non ci sono prospettive, giusto, di vivere e costruire il proprio futuro, e per questo tanti il futuro lo vanno a cercare fuori, vanno via. Quindi quando uno stato non è in mano ai suoi cittadini non permette di svilupparsi e cercano di realizzare i propri sogni altrove. Ha considerato che questa invasione di migranti ricorda un po' una fase di quello che si è vissuto tempo fa all'interno degli stati europei, cioè l'esodo dalle campagne. In pratica il mondo sviluppato si sta presentando un po' come le metropoli che assorbivano tanta popolazione che veniva proprio dalle zone rurali, proprio perché le zone rurali, essendo abbandonate a se stesse, non permettevano alla gente di sopravvivere se non andando in queste ovviamente, ecco, insomma, vi sarete accorti, insomma, che la sua idea è quella di ridiscutere l'assetto mondiale, insomma, di tutti i paesi che sono stati creati dopo la colonizzazione, vale a dire gran parte degli stati del mondo, perché appunto sono parecchi quelli che hanno problemi di questo tipo. Direi che ringraziamo. Permettez-moi juste d'ajouter une chose, puisque j'ai mon téléphone à la main, même si je suis avec vous, je suis aussi connecté ailleurs. Il y a un membre du gouvernement provisoire kabyle qui est rentré en Kabylie aujourd'hui. Il a été arrêté à l'aéroport d'Evgeyes, Bougie. Il s'appelle Tayyip Abdelli. Je mets en garde l'État algérien contre toute atteinte à la personne physique ou morale de ce ministre. Et je vous remercie. Ecco, prima di salutarvi, ha ricordato appunto lui in collegamento ovviamente anche con tutto quello che succede, in particolare con il suo movimento, e dice che proprio in questo momento ha avuto notizia che un membro del governo provvisorio della Kabilia, Tayyip Abdelli, è stato arrestato al suo arrivo all'aeroporto di Bejaia, e fa parte appunto di tutta una serie
di misure contro, contro il MAC, contro il Movimento per l'Autonomia della Kabilia, che è particolarmente temuto in questo periodo, fa addirittura temere, fa talmente temere che io stesso non riesco ad avere il visto per la Kabilia perché sono amico di Ferrara. Cosa ne pensano glielo chiediamo in privato, di che risponde in privato. Mi dicono che purtroppo siamo in ritardo. Dice di risponde adesso in privato. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Certo, pur sempre bisogna fare la storia, qualsiasi sia lo stato che dobbiamo fare.